Buongiorno e ben ritrovati su Scriviamo Insieme. Siamo oggi qui per presentare una nuova autrice. Lei si chiama Sara, ma si firma Sigma. Ha risposto alla mia intervista scrivendo un testo molto fluido che la presenta molto bene, per cui scopriamo insieme chi è Sara. La mia storia con la scrittura è stata bizzarra. In particolare iniziai con la poesia. Seguivo dei corsi di filosofia prima di iniziare liceo e grazie a quei corsi scrissi la mia prima poesia. In seguito, grazie alla mia professoressa di italiano, iniziai a scrivere sia poesie che racconti. Non ho mai studiato scrittura creativa, ma sono sempre stata appassionata dal mondo dei libri e da ciò che c'era scritto. Non credo che il mio sia un genere che si avvicina a qualcosa. Cerco di descrivere la quotidianità, avvisare i giovani di ciò che potrebbe succedere. Al tempo stesso mi piace prendere gli insegnamenti dei grandi filosofi e attualizzarli. Quando inizio a scrivere non provo una sensazione ben precisa, lascio scorrere le dita sulla tastiera, quasi come se stessi suonando un pianoforte, ed è solo alla fine che sento come se la mia testa si fosse svuotata e il mio cuore ringiovanito. E secondo me scrivere è proprio questo. Quando noi sentiamo che tutti i pensieri della nostra testa si allontanano, soprattutto quelle energie negative, e quando smettiamo di scrivere ci sentiamo liberi. Lei dice ringiovanita perché è proprio una sensazione di freschezza, una sensazione di libertà, di bellezza che ci avvolge quando ci stacchiamo finalmente da un testo a cui abbiamo dato tutte le nostre emozioni. A chi vuole iniziare a scrivere dico fatelo. Iniziate pensando ad una frase, ad una parola che vorreste che gli altri leggessero. Costruite il vostro piano da lì ed esprimetevi. Questo è un augurio bellissimo che lei lascia ai più giovani. La possibilità di esprimersi, la possibilità in qualche maniera di canalizzare le proprie emozioni. Questa rubrica, oltre ad essere finalizzata a pubblicizzare giovani autori, coloro che non hanno ancora pubblicato, è finalizzata ad incoraggiare chi sta iniziando a scrivere. Per cui, se avete voglia, leggete tutta quanta l'intervista di Sigma o Sara qui sotto nel box informazioni. Trovate le sue pagine e trovate tutti quanti i riferimenti. Poi, se siete nuovi autori, o se avete scritto, o se avete la passione per la scrittura, io vi pubblicizzo sempre, gratuitamente e con grande piacere. Se volete seguire la rubrica, iscrivetevi al canale e se volete dare un consiglio a Sigma, lasciate un bel pollice in su. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Giovani Autori. Ciao da Anna e da Scriviamo Insieme.